Molto spesso si riesce a ricomporre la situazione storica in cui un testo è stato pronunciato quando si studia bene il genere letterario. Prendete il Salmo 118. Se voi lo leggete di seguito, non capite l'ostrega. Garantito. Io ve lo leggo nella traduzione che ho sotto gli occhi, che non sempre è esattamente uguale alla vostra. Celebrate il Signore, perché è buono e eterno è la sua misericordia. Dica Israele, eterno è la sua misericordia. Dica la casa di Aaron, eterno è la sua misericordia. Dicano quelli che temono il Signore, eterno è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, egli mi ha risposto, mi ha tratto al largo. Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa può fare un uomo? Signore è per me, quale aiuto potrò sfidare quelli che mi odiano? È bene rifugiarsi nel Signore anziché confidare nell'uomo, è bene rifugiarsi nel Signore anziché confidare nei potenti. Tutte le genti mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano circondato come api, divamparono come fuoco tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Venni spinto con forza perché io cadessi, ma il Signore è venuto in mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato, egli si è fatto salvezza per me. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha compiuto meravigli, la destra del Signore si è elevata, la destra del Signore ha compiuto meraviglie. Non morrò, resterò in vita, in modo che annunzi le geste del Signore. Duramente il Signore mi ha punito, ma non mi ha consegnato la morte. Apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. Questa è la porta della giustizia, solo i giusti entrano per essa. Ti rendo grazie poiché mi hai esaudito e ti sei fatto salvezza per me. La pietra che scartarono i costruttori è diventata testata d'angolo. Da parte del Signore è avvenuto questo, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo in esso. Orsù, Signore, dà la salvezza, orsù, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio e il Signore ci ha illuminati, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Tu sei il mio Dio, ti rendo grazie, tu sei il mio Dio e ti esalto, celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Ci siete? Cosa avete capito? Minestrone. Allora, la prima cosa da osservare è questa. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Critica letteraria, stilistica, si chiama inclusione. Quindi qui siamo sicuri che il Salmo è questo. Non si va in quello successivo, come ci è successo con il 42 e 43. Seconda cosa, vi siete accorti che qui si passa in maniera indifferente dal io al noi, egli? Poi penso che vi sarete accorti che qui c'è qualcuno che parla e qualcuno che dà ordini. Ditemi voi che cosa può centrare. Per esempio, questa dicitura, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Cosa c'entra con il Salmo? Questo è un ordine liturgico. Alziamoci in piedi, sediamoci, facciamo la genuflessione, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Ci siete? Bene. Se noi leggiamo in velocità, rischiamo di dire questo è un salmo di ringraziamento. E invece no. Perché? Adesso immaginatevi di essere fuori del Tempio di Gerusalemme, non nella spianata attuale, ma proprio a destra della spianata davanti al Tempio. Come spiegarvelo? Beh, non importa. Fate conto
che Gerusalemme sia un quadrato, vedendo voi Gerusalemme, nella parte destra in basso c'è il Tempio. L'entrata del Tempio è fuori dalle mura. Qui avete la folla che deve entrare nel Tempio. Sui gradini del Tempio c'è un levita, il quale, senza microfono, deve aver avuto una voce possente, dice a tutti: celebrate il Signore perché è buono e eterna la sua misericordia. Poi si rivolge agli ebrei: dica Israele, e questi rispondono: eterna la sua misericordia. Poi si rivolge, guardando indietro, il gruppo dei pretoni che si trovava alle porte del Tempio, che erano alle spalle del Levita. Il Levita era sulla gradinata per essere visto dalla gente. Sopra la gradinata ci sono le due grandi porte e lì c'erano i sacerdoti. Si rivolge a loro e dice: dica la casa di Aronne. E i preti dicono: eterna la sua misericordia. Poi, laggiù in fondo, c'è un gruppo di credenti, ma non figli di Abramo. Sono i proseliti, cioè è gente di fede ebraica, ma non sono ebrei. E questi vengono chiamati coloro che temono Dio. E il nostro amico, il Levita, si rivolge a loro dicendo: dicano quelli che temono il Signore, e loro rispondono: eterna è la sua misericordia. Poi si fa avanti il generale dell'esercito. Nell'angoscia ho gridato, egli mi ha risposto, mi ha tratto al largo, il Signore per me, non avrò timore, cosa può farmi l'uomo? Sta ripetendo i sentimenti che aveva prima della battaglia vinta. Quali sono questi sentimenti? Il Signore è per me, non avrò timore, cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me quale aiuto, potrò sfidare quelli che mi odiano. A questo punto subentra uno dei preti, perché i preti devono sempre rompere l'anima, è bene rifugiarsi nel Signore anziché confidare nell'uomo, è bene rifugiarsi nel Signore anziché confidare nei potenti. Questo è un proverbio. E i depositari della sapienza ebraica sono i preti. Poi il generale riprende: tutte le genti mi avevano circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti, mi avevano circondato, mi avevano accerchiato. Sta descrivendo quello che è avvenuto a livello di campo di battaglia. Mi avevano circondato come api, divamparono come fuoco fra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Dunque i nemici avevano praticato la tecnica della chiusa a tenaglia. L'esercito ebraico era dunque circondato con questa manovra a tenaglia. Venni spinto con forza perché io cadessi, ma il Signore è venuto in mio aiuto, mia forza e il mio canto è il Signore, egli si è fatto salvezza per me. Dice: nonostante il mio esercito fosse circondato così, io ce l'ho fatta. Subentra il nostro amico Levita, che si rivolge al gruppo dei soldati che è lì, dicendo: grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. E tra il silenzio generale i militari intonano questo tipo di canto, perché il versetto 16 è un canto militare. La destra del Signore ha compiuto meraviglie, la destra del Signore si è elevata, la destra del Signore ha compiuto meraviglie. E se voi lo dite in ebraico, state marciando. Ritorna il nostro generale: non morrò, resterò in vita, in modo che annunci le geste del Signore. Duramente il Signore mi ha punito, ma non mi ha consegnato alla morte. Hanno avuto parecchie perdite. A questo punto il generale, fino adesso si era rivolto alla folla, adesso si gira e si rivolge ai preti: apritemi le porte della giustizia, che sono le porte del Tempio.
Voglio entrarvi per rendere grazie al Signore. Risposta dei preti. Questa è la porta della giustizia, solo i giusti entrano per essa. Generale comincia a salire i gradini. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, ti sei fatto salvezza per me. A questo punto, dal gruppo dei preti esce il vecchio professore di greco, quello che magari lo ha anche bocciato. I preti erano anche i professori di allora. Tu, somaro, questo è il discorso. Il vecchio professore si rivolge al generale dicendo: la pietra scartata dei costruttori ti abbiamo bocciato perché ti sei stupido. Però sei stato un bravo generale. La pietra scartata che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Da parte del Signore è avvenuto questo, una meraviglia ai nostri occhi, che un mone ci abbia condotto alla vittoria. Questo era intelligente, sto prete. Perché ha avuto il coraggio di dire: eri così, sotto il profilo culturale non valevi niente, però sotto il profilo militare sei un eroe. Un altro, per essere stato onesto verso la verità, è stato fatto santo. Si chiama buon ladrone. Allora ovviamente il cerimoniere, il levita, dice: questo è il giorno fatto dal Signore, questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Orsù, Signore, dà la salvezza, orsù, Signore, dona la vittoria. Preti rispondono: benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Il levita, che corre davanti, ordina che vengano accese tutte le lampade del Tempio. Si vede che questa cerimonia era fatta al tramonto. Dio è il Signore e ci ha illuminati. E poi dà l'ordine alla gente, che come sempre è disordinata, ancora oggi. Basta vedere come, quando si formano le processioni, da morire. Proprio pecore senza pastore. E allora dà l'ordine. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Entrano nel tempio, il generale arriva fino all'altare e dice: tu sei mio Dio e ti rendo grazie, sei mio Dio e ti esalto. E il cerimoniere, questo levita, ordina a tutta l'assemblea che si trova dentro al tempio di dire insieme: celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Cosa abbiamo fatto noi adesso? Abbiamo ricostruito la funzionalità del brano. E attraverso la funzionalità del brano abbiamo capito che il suo contenuto, che è senz'altro un salmo di ringraziamento, ha però la forma del salmo di cerimonia. Quindi questo non è un salmo di ringraziamento, ma questa è una cerimonia. Però siamo partiti dalla funzionalità per stabilirlo. Potremmo anche fare un altro discorso. Voi ricordate tutti la parabola del figlio prodigo e tutti ricordate che la spiegazione padre uguale Dio, figlio del prodigo uguale peccatore, figlio maggiore colui che sta sempre con Dio, è un'interpretazione sbagliata. Ricordate, vero? Perché? Perché la funzionalità della parabola è quella di dare una scarpata sui denti a chi ti sta davanti. Gesù buono, dolce. Oggi ascolterete nel Vangelo due improperi.
e gli avete da risorto. Prendete una persona, anche la più cara che avete, e diteli stolto e tardo di cuore. E lui mi dirà grazie tesoro. Ricordate che noi non abbiamo una bella idea di Gesù. Ce l'hanno certe predicazioni, ce l'hanno sbiblizzato. Gesù era un uomo dalla spina dorsale tirata all'uncino. Non dimenticatelo mai. Niente sdolcinatezze nella sua vita. Delicatezza e rispetto sì, sempre. Ma non sdolcinatezza. Eppure le vite avevo in più. Che siete affaticati e stanchi, ma questo non significa che io sono sdolcinato. Perché chi è affaticato e stanco ha bisogno di riposo e di incoraggiamento. Sì. Anche di tenerezza. Ma questo non significa sdolcinatura. Non dimenticatelo per pensare, perché se no facciamo di Gesù Cristo un gatto. Gesù era dolce, rispettosissimo, tremendamente intuitivo, ma chiamava le cose con il loro nome. Donna, chi ti ha condannato? Nessuno, Signore, e anche io ti condanno. Ma non è finito. Vai. Sia ben chiaro. E non peccare più. Allora, se io leggo con attenzione la parabola del buon del padre buono e la parabola del buon samaritano, mi accorgo che sto sbagliando, perché la parabola del buon samaritano non è una parabola. Finisce con la dicitura vai e fa anche tu lo stesso, e quindi è un racconto esemplare, porta un esempio. Mentre invece la parabola del figlio del prodigo è una parabola, perché mette in contraddizione con se stesso colui che sta ascoltando. Gesù viene criticato perché è misericordioso verso i peccatori. Lui racconta la parabola. Da che parte sta il destinatario? Dalla parte del padre o del fratello maggiore? Da parte del padre, ma allora perché viene a criticare me che mi comporto alla stessa maniera? Capite il meccanismo? Non è una parabola la pecorella smarrita, ma è un paragone. Chi di voi se ha 100 pecore, eccetera, 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 così in cielo per un peccatore che si converte. Ma allora quando io mi trovo con un così, c'è un paragone. Quindi non è una parabola. La parabola, dunque, ha sempre l'obiettivo di prendere il destinatario e dire svegliati perché sei in contraddizione con te. Il racconto esemplare è presentare un esempio, il paragone è far capire il trascendente attraverso un'esperienza immanente, far capire lo spirituale attraverso un'esperienza materiale. Di generi letterari ce ne sono moltissimi. Pensate che se voi comperate l'introduzione all'Antico Testamento di Otto Eisfeld, fatto in 4 volumi, il primo volume è dedicato solo ai generi letterari. Se voi volete conoscere i generi letterari solo del Vangelo, comperate il libro di Rudolf Bullmann, è un po' stranetto, però tecnicamente è perfetto. Generi letterari del Nuovo Testamento. E solo dei sinottici, non di Giovanni. Quindi c'è qualche cosa da imparare, forse. Finita anche l'ora. Volevo dire, finito il genere letterario, si passa alla storia della tradizione, relazione, esegesi, teologia. Per oggi basta.